Come molti non credo ai fantasmi, sono uno scettico. Ma tanti di noi lo sono. Eppure quanti trascorrerebbero un'intera notte in una casa infestata? Nonostante la razionalità, sono attratto dal mondo del paranormale. Per capire la paura, per sfatare questi miti e per mettermi alla prova, ho accettato la sfida con me stesso. Mi chiamo Sandro Giordano e con la troupe trascorrerò 12 notti in 12 diversi edifici che si dice siano infestati. Giorno 11. Sono diretto a Trecase, in provincia di Napoli. L'edificio infestato in cui trascorrerò la notte con la troupe è una villa molto nota nella zona di Torre Annunziata, così come quelli che furono i suoi proprietari. Si tratta di Villa Lebano, che prende il nome da Giustiniano e Virginia Lebano. La villa venne edificata attorno al 1862 per volere dello stregone di Trecase. Così era chiamato Giustiniano Lebano. Ma perché era chiamato così? E perché a Trecase si parla ancora tanto di lui? Scrittore colto e di gran fascino, geniale ed eclettico, politico e garibaldino amico sia di Carducci sia di Dumas. Lebano era anche un esoterista e gran maestro della massoneria, nonché spiritista. Una volta Villa Lebano si trovava praticamente in campagna, fuori città. Oggi non è più così. È stata inglobata nell'abitato di Trecase. Prima di raggiungere la villa ho un appuntamento con il giornalista Michele Di Iorio. Michele, grazie per avermi raggiunto qui per l'intervista. Grazie a voi. E so che lei è un grande conoscitore della storia di Villa Lebano. E, chi era Giustiniano Lebano e per quale motivo veniva chiamato lo stregone qui a Trecase? Giustiniano Lebano è nato a Napoli nel 1832, morto nel 1910, avvocato di professione. Naturalmente si interessava di ermetismo, iniziatico, massoneria, altri studi, e il popolo lo chiamava lo stregone, in senso o affettuoso o di paura. In effetti questa superstizione l'ha sempre circondato come i grossi personaggi che in Italia o a Napoli si interessavano di ermetismo iniziatico. È vero che a Villa Lebano iniziò diversi personaggi della massoneria, italiani ed esteri? Sì, iniziò diversi personaggi, lui praticava gli alti gradi, detti in un certo modo arcana arcanorum, iniziò un Pasquale del Pezzo che fu sindaco di Napoli e senatore. Come stranieri ricordiamo famosi la Blavatsky, la fondatrice della Società Teosofica Internazionale, e poi tra i personaggi più famosi, poco prima della sua morte, iniziò a alti gradi Carducci. Si dice che insieme a sua moglie Virginia, Giustiniano Lebano organizzasse nella villa anche diverse sedute spiritiche. Che cosa può dirmi a riguardo? La moglie sì, era appassionato come lui di spiritismo. Frequentarono a Napoli i circoli spiritici del tempo, era l'epoca del trionfo dello spiritismo in effetti in quel periodo, e quindi praticarono molte sedute spiritiche. Michele, lei più volte è stato a Villa Lebano, che sensazione ha avuto? È vero secondo lei che alcune presenze evocate dalle sedute spiritiche potrebbero ancora essere dentro la casa? Nella villa sia i personaggi locali sia le tradizioni, ma lo stesso Lebano, parlavano di presenze. Probabilmente, dato che furono fatte sedute spiritiche in una maniera passionale, cioè senza limiti, controlli e altro, queste presenze possono essere forme nello spiritismo di un tempo larvali, perché evocavano qualunque tipo di situazione, quindi generavano delle onde pensiero abbastanza non sempre positive. Tant'è vero che la villa è stata classificata nel settore spiritico un monumento molto negativo. C'è uno strano senso di scoraggiamento, di paura. A Trecase tutti conoscono la storia di Giustiniano Lebano e dei misteri che nasconde la sua villa.
Tutti i bambini si sono sentiti raccontare che Don Giustiniano era capace di compiere strani prodigi, che aveva un anello magico e un libro nero con il quale pare evocasse gli spiriti. Non siamo tanto distanti dalla verità. L'ebano era ed è considerato uno dei più importanti esoteristi dell'Ottocento. Questo è il cancello di Villa Lebano. Negli ultimi anni la villa è stata saccheggiata e vandalizzata anche da fanatici in cerca di souvenir magici. Virginia e Giustiniano Lebano si trasferirono qui intorno al 1870. Questa avrebbe dovuto essere una casa piena di gioia, una promessa per il futuro. E invece tutto iniziò a tingersi di nero ancor prima del loro trasferimento a Villa Lebano, quando la coppia cominciò a vedere morire uno ad uno tutti i propri figli. Ne persero ben 3 su 4. Ho un'aria spettrale. Ci passeremo l'intera notte, la truppa e io. Quello è il sigillo di Salomone, meglio noto come Stella di David. Si dice venga usato nelle pratiche magico-alchemiche, nelle invocazioni o in alcuni esorcismi. Ovviamente fu Giustiniano Lebano a volere il sigillo sulla facciata della sua casa. Villa Lebano è in vendita da molto tempo, ma sembra non sia facile trovare un acquirente. Chissà come mai. Chi non vorrebbe vivere in una casa piena di fantasmi? Questo è uno dei luoghi più infestati d'Italia, o almeno così dicono. Siamo pronti? Chiaramente non c'è corrente elettrica. La presenza principale che infesterebbe ancora oggi Villa Lebano sarebbe il fantasma di Virginia, la sfortunata moglie di Don Giustiniano. Virginia è morta nel 1904, 6 anni prima di suo marito, nello strazio e nel dolore dell'alienazione mentale e della malattia. La sua è una storia terribile. All'epoca in cui i Lebano si sposarono, a Napoli era in corso un'epidemia di colera molto aggressiva. I primi 2 figli di Giustiniano e Virginia non furono risparmiati. Quando morì la figlia piccola, Virginia aspettava un terzo bambino. Qui al piano rialzato, in queste 3 stanze, era ospitata una enorme biblioteca che raccoglieva più di 5.000 volumi rari di filosofia ermetica e oltre 2.000 antichi manoscritti. Per fortuna almeno questo patrimonio non è finito nelle mani dei vandali. Tutto è stato messo al sicuro alcuni decenni fa. Villa Lebano è ancora disseminata di affreschi che avevano un significato esoterico molto importante per lo stregone di Trecase. Questa, ad esempio, è una sala molto significativa perché qui si svolgevano le iniziazioni ai misteri dell'Arcana Arcanorum. Qui Giustiniano Lebano
iniziò la massoneria importanti maestri italiani ed esteri. Sembra molto antica questa culla. È anche parecchio inquietante, direi. Chissà chi apparteneva. Le ragioni che riguardano la morte del terzogenito dell'Ebano sono poco chiare. C'è chi sostiene avesse una infezione larvale spiritica e chi parla di pellagra, che un tempo veniva addirittura scambiata per vampirismo. Virginia, ormai priva di fiducia nei confronti della medicina ufficiale, volle provare anche con lo spiritismo e la cabala a salvare suo figlio Filippo. Allo stesso tempo però accusava suo marito, Don Giustiniano, di essere la causa di tanta sciagura. Per Virginia erano i suoi rituali, le sue vocazioni e le sue credenze ad aver infettato i corpi dei loro figli. Già da anni Virginia aveva cominciato ad invitare a casa famosi occultisti e spiritisti, tra cui anche Madame Blavatsky ed Eusapia Palladino, per stabilire un contatto con i figli già morti. E pare che Giustiniano non condividesse ma tollerasse a causa delle condizioni instabili della moglie. Una notte Virginia vide suo figlio aggravarsi e scese in una delle stanze al pian terreno. In un delirio ossessivo, con i documenti, le carte, le candele che trovò, formò un cerchio magico e vi si pose al centro insieme al figlio. Mentre inveiva contro il marito, sbracciandosi, la sua vestaglia e le carte presero fuoco. Virginia fece appena in tempo a gettare suo figlio oltre le fiamme, rimanendone però avvolta. 15 giorni dopo Virginia si svegliò in ospedale. Dovettero metterle la camicia di forza quando vide riflessa la sua immagine nello specchio e le dissero che suo figlio era morto. Da allora non si riprese mai più e trasformò in un vero inferno la propria vita e quella del marito. Ciò nonostante Don Giustiniano le rimase sempre devoto. Il sole sta calando, ci siamo quasi. Tra poco sarà notte a Bila Lebano. È scattata la nostra ora X, sono le 22. Cominciamo? Questi sono alcuni degli strumenti che useremo questa notte. La new entry principale è il geofono. In genere si poggia sul pavimento perché lo strumento ha una serie di LED luminosi che si accendono se rileva delle vibrazioni. Poi abbiamo questa pistola, che in realtà è un termometro. Bisogna direzionarlo verso il punto in cui si vuole misurare la temperatura, preferibilmente un oggetto. Questo perché c'è chi sostiene che laddove c'è un fantasma la temperatura cambi, in genere fa più freddo. Poi abbiamo la lampada di Wood, che già conosciamo, una macchina fotografica digitale modificata per gli ultravioletti e infine un computer portatile.
Da qui si accede ai sotterranei di Villa Lebano. Andiamo a vedere. Delle semplici cantine, diremmo tutti. E invece no. Vedete questa specie di panca in pietra? Qui Giustiniano e Virginia erano soliti ospitare alcune delle riunioni massoniche che si svolgevano nella villa. C'è chi dice che qui venissero eseguiti i rituali occulti, le evocazioni ad esempio. E sempre qui si tennero anche delle sedute spiritiche che sconvolsero la mente già provata di Virginia. Questa dovrebbe essere la cisterna del pozzo. Non sono riuscito a trovare nessuna conferma dell'accaduto, ma qui a tre case si è sparsa questa voce che è ormai diventata una sorta di leggenda metropolitana. Questo è quanto mi hanno raccontato. Negli anni 40 in questo pozzo sarebbe caduta una bambina imparentata con i Lebano, morta sul colpo. La bambina sarebbe stata poi scoperta dalla madre dopo giorni di angoscia. Si dice che non sia caduta accidentalmente, ma che sia stata spinta da qualcosa. Non lo si dice chiaramente, ma tutti pensano a Virginia Lebano, che si sarebbe presa la bambina per non essere più sola. E da allora i due fantasmi infesterebbero assieme Villa Lebano. Il termometro non rileva nulla. È tutto nella norma, non ci sono variazioni. Quando perse il senno, Virginia era già lo spettro di se stessa. Rifiutava di bere e di mangiare, bruciava oggetti, distruggeva gli specchi, i crocifissi, strappava vestiti e camicia da notte. Le cameriere e i medici avevano paura di lei. Inveiva, urlava, bestemmiava, sputava, colpiva e mordeva chiunque, soprattutto il marito. Voleva uccidere chi la circondava o suicidarsi. Per questo fu necessario chiuderla a chiave, legarla al letto e mettere le sbarre alle sue finestre. I domestici scappavano. Il suo viso sfigurato dalle ustioni di terzo grado non aiutava a sopportare la sua condizione. Da quando morì nel 1904, nel luglio del 1904, i contadini di tre case cominciarono a sostenere che già da subito il fantasma di Virginia urlava dalla casa. O lo vedevano
vagare per il giardino, per le campagne. Ancora oggi c'è chi sostiene di averla incontrata in piena notte. Questo è l'appartamento dove hanno vissuto via via i vari domestici di Villa Lebano. È stato proprio uno di loro a raccontare che la villa era infestata da numerosi fantasmi, tra cui quello di Virginia Lebano. A detta sua, chiunque avesse visto il volto sfigurato del fantasma di Virginia sarebbe morto nel giro di pochissimo tempo. Ci hanno detto che questa è una delle stanze preferite dai fantasmi di Villa Lebano. Non sappiamo di quale entità si tratti. Ma in ogni caso, proviamo a lasciare qua il geofono e vediamo che cosa succede. La truppa mi ha chiesto di provare ad interpellare una possibile entità qui vicino alla carrozzina. Per questo ho portato il K2. Adesso lo accendo, vediamo cosa succede. Ok. Siamo vicino alla tua carrozzina. Vuoi parlare con noi? Si sono accese le luci. Piccoli segnali, ma ci sono. Sei la mamma o il bambino a cui è appartenuta questa carrozzina? Se vuoi comunicare con noi, noi siamo qui. Virginia, sei tu? È di uno dei tuoi figli questa carrozzina? Hai sentito? Andiamo a vedere cos'è stato. Il K2 è andato, non funziona più.
sta prendendo in giro. Ora lo frego io. Niente. Hai visto? L'abbiamo beccato, questo deve essere davvero un fantasma. Passami il termometro. Niente. Vieni. Sandra, è finito il tempo, sono le 5. Spegni la luce. Qui qualcosa c'è. Guarda. Sembra un'ombra. Eh sì. Qui qualcosa c'è. Una notte davvero incredibile. Abbiamo rilevato dei passi con il geofono e forse abbiamo scattato una fotografia e abbiamo catturato qualcosa. Non vorrei fosse la stanchezza a farmi essere così convinto, ma io in quell'immagine davvero ci vedo qualcosa. Una notte incredibile. Abbiamo rilevato dei passi con il geofono e forse abbiamo scattato una fotografia di qualcosa. Quell'ombra potrebbe essere davvero quel che resta di Virginia Lebano. Ho una sensazione questa volta che mi fa dire che per me quell'ombra è qualcosa di più di una coincidenza, di una strana rifrazione.